Ok, allora sembra che siamo in diretta. Vediamo che cosa succede. Vediamo se c'è anche qualcuno presente. Chiudi applicazioni inutilizzate. Tipo questa. Sembra chiuso più o meno tutto. Dovremmo esserci. Vediamo. Allora, c'è Terry. Buonasera. Buonasera a te. Pare che sia in questo momento l'unica presenza. Facciamo un... Ah no, ci sono 9 persone. 9 persone. Oh, se qualcuno mi scrive se si sente bene, si vede bene, se va tutto come deve. Vediamo un po'. Ok. Allora, buonasera Maria Luisa, Debora, Tiziana, Guglielmo. Terry dice sì, tutto perfetto, si vede, si sente bene. Benissimo, bene, mi fa piacere. Si vede che le cose devono andare bene. C'è anche Nico, buonasera Nico. Quindi sicuramente abbiamo qualcuno dal Veneto. Poi gli altri, poi c'è Silvana, buonasera. Pippo, buonasera. Buonasera, buonasera Roberto, buonasera Susanna, Maria Vittoria. Allora. Ancora un paio di minuti e iniziamo la nostra lettura. Allora, mentre voi continuate ad aggiungervi, io vado a prendere un bicchiere d'acqua.
Eccoci, siamo diventati una trentina. Va bene. Aspettiamo ancora un minutino perché è proprio l'ora esatta. Un minuto o due possiamo ancora aspettare. Vediamo un po'. Paolo, c'è anche Paolo, poi Raffaella, Lucilla. C'è Anna, grazie, grazie. Mariangela. Bene, mi fa piacere che sentite bene e vedete bene. Buonasera Mariella. Chissà se tutte queste persone un giorno avrò modo di incontrarle. Tanto siamo un'unica cosa nell'assoluto. Ornella, buonasera. Buonasera Francesca. Mariella dice che si sente poco, ma qualcuno dice si sente bene, qualcuno dice si sente poco. Raffaella, Rossana. Poi c'è Lorella. Allora, siccome non ci riusciva, gli ho inviato il link. Io neanche sapevo che c'era un link, figuratevi un po', che esperto di tecnologia che sono. Allora, Mariella c'ha le cuffie. Buonasera Enrico. Una bella notizia, ha le cuffie. Spero che ti tengano a caldo alle orecchie. Allora, direi che possiamo cominciare. Gli altri si aggiungeranno successivamente. Dunque, stasera noi leggiamo insieme, ciao Katia, leggiamo insieme un brano di Kempis dal libro Oltre l'illusione. Come sempre, vi devo ricordare che ovviamente voi lo sapete, ma lo dico per chi avrà modo successivamente di incontrare questa diretta, che è una diretta che avviene all'interno di quell'area della pagina Facebook Focus 3.0, il mistero della vita, quell'area che si chiama LUX, Università della Conoscenza, che è stata creata da Anna Tamburini Torre. E quindi noi siamo ospiti di Focus, quindi di Enrico Ballantini e di Anna Tamburini Torre. E stiamo leggendo ormai da parecchio tempo
le lezioni dei maestri del Cerchio Firenze 77. Siamo andati in ordine di pubblicazione, abbiamo letto la parte di insegnamento filosofico del primo volume, Dai mondi invisibili, edito dalle Edizioni Mediterranee, e adesso stiamo leggendo dal secondo volume dei libri del Cerchio Firenze 77, anche questo edito dalle Edizioni Mediterranee, stiamo leggendo la parte, la raccolta di brani pronunciati da Kempis. Kempis è una delle voci del Cerchio Firenze 77. Vi suggerisco anche di andare sul sito cerchiofirenze77.org, perché lì trovate i brani in voce, li potete scaricare e sono di una bellezza. Ascoltare loro piuttosto che ascoltare me, francamente, è tutt'altra cosa. Perciò vi suggerisco di fare questo ascolto bellissimo. Queste lezioni, poi ce lo ripeterà Anna, che è sempre molto attenta, Anna Taurini Torre. Queste lezioni poi le potete ascoltare sui canali YouTube, proprio di Focus, e quindi sono lì a disposizione di tutti. Poi sono stati anche raccolti in ordine di, diciamo, nella loro ascoltarli nel loro ordine. La lezione che leggiamo stasera è una lezione bellissima. Guardate, è una cosa strana questa, perché la si legge oggi, è una lezione che è stata pronunciata da Kempis nel 1977, cioè parliamo di 45 anni fa. Sembra che sia stata scritta oggi, perché è proprio rivolta agli uomini di questo momento. In realtà è rivolta agli uomini di qualsiasi momento, ma solo dell'epoca storica in cui viviamo, intendo ampiamente. In che senso? Nel senso che la logica che viene usata dai maestri del Cerchio Firenze 77 è una logica che bene si adatta agli uomini di fine secolo 900 e inizio secolo del 2000, uomini con una mente veloce, razionale, improntata alla logica, al ragionamento. Per cui sono lezioni che noi riusciamo a cogliere perché come dire, sono lezioni adatte a noi, sono adatte al nostro livello di comprensione. E sono lezioni però che riguardano l'uomo degli anni 70, 60, 70, 80, 90, 2000, 2050, perché in realtà, anche se sembrano scritte per noi oggi, in questo momento, toccano aspetti della vita dell'uomo che fanno parte di lui, proprio dell'esistenza dell'uomo come esperienza esistenziale e spirituale al contempo. E tocca tutti i temi che riguardano la socialità. Li tocca scrivendo una lettera a un certo Pindemonte. Non credo che intendesse Ippolito Pindemonte, però è anche vero che Ippolito Pindemonte ha scritto, mi pare che si chiamassero le poesie cimiteriali, cioè qualche cosa che ha a che fare con i cimiteri, con la morte e con l'aldilà. È un po' curiosa questa scelta che lui fa. Comunque lui rivolge questa lettera a Pindemonte e inizia questa lettera aperta che troviamo a pagina 95 del libro Oltre l'illusione, dice: sarebbe un peccato sciupare questa atmosfera così distesa. Perché sta dicendo questo? Innanzitutto, le lezioni che trovate sui libri del Cerchio Firenze 77 sono le trascrizioni di lezioni avvenute durante le sedute con Roberto Setti. Quindi si sta rivolgendo in questo momento al gruppo riunito intorno a Roberto Setti. Roberto Setti in trance, arrivano le entità, parlano, spiegano le loro cose e gli astanti ascoltano. Molto presi a quello che sta avvenendo, dal fenomeno in se stesso della comunicazione medianica, magari c'è già stata più di un'entità presente a parlare con le persone che sono raccolte intorno al medium Roberto Setti, ed ecco che evidentemente si è creato un clima piuttosto disteso, tranquillo. Kempis ha anche questa natura un po' ironica ogni tanto.
Per cui dice, sarebbe un peccato sciupare questa atmosfera così distesa, converrà perciò parlare di cose semplici. Attenzione qua, perché per scoprire poi che le cose più facili a capirsi sono quelle più difficili a tradursi in pratica. E nelle pagine che leggeremo successivamente vedremo quanto questo è vero. Ne approfitterò per scrivere una lettera, dice Kempis. Mio caro Pindemonte, io non so proprio come tu riesca a sopportarci. Noi parliamo, parliamo, sputiamo sentenze una dopo l'altra, che tanto cosa farne è affar vostro. Noi parliamo, intende noi dall'aldilà, noi che comunichiamo con voi. Tenerle in nessuna considerazione non è possibile. L'acqua, anche quando scivola via, lascia bagnato. Volere applicarle è un'impresa assai ardua perché ha un bel dire il signor Dali che noi non vogliamo costituire per voi un ulteriore. Vi seduti lassù, trasportati invece nella macina della vita. Per esempio, Gesù Cristo, che cosa farebbe al posto tuo? Alzarsi presto tutte le mattine per andare in orario in ufficio, tornare a casa stanco e dover risolvere i problemi della famiglia. Quando lo troverebbe il tempo per predicare? Perché non lo si vorrà mica far predicare durante le ore di lavoro, ci mancherebbe altro. Tutto sommato dovrebbe fare il predicatore a tempo pieno, ma allora non sarebbe più nei tuoi panni. Già, perché forse è necessario stabilire che cosa dovrebbe tornare a fare Gesù Cristo sulla terra. Perché se tornasse a fare Gesù Cristo, allora farebbe le stesse cose, né più né meno. Magari sarebbe condannato come extraparlamentare. Insomma, muterebbero i dettagli perché sono mutati i tempi, ma la sostanza rimarrebbe la stessa. Se invece tornasse a fare il povero Cristo, sì, insomma, uno qualunque, allora sarebbe uno qualunque, né più né meno come io e te. Caro Pindemonte, chissà che cosa dirai quando riceverai questa mia lettera. Perché forse a te piacerebbe sapere come Gesù Cristo si comporterebbe nei tuoi panni. Mi dite se sta andando tutto bene, perché qualcuno mi comunica che è caduta la linea. Datemi un cenno se vi sembra che stia andando tutto bene. Io qui non ho indicazioni. Provate a scrivere qualcosa. Ma solo io sento a scatti, va via. Ah, provate un pochino a dirmi qualcosa se sta andando tutto bene. Tutto ok. Ah beh, ok, grazie Anna, grazie. Allora vado avanti. Tutto ok, ogni tanto va via il collegamento. Vabbè, facciamo quello che possiamo. Allora, dice, caro Pindamonte, chissà che cosa dirai quando riceverai questa mia lettera, perché forse a te piacerebbe sapere come Gesù Cristo si comporterebbe nei tuoi panni, a prescindere dalla considerazione che se anche non facesse vita pubblica, non si troverebbe mai nella tua situazione, come nessuno, in fondo, si trova mai nella stessa situazione di un altro. Forse a te piacerebbe sapere come Gesù Cristo risolverebbe i tuoi problemi, quei problemi che in fondo tu stesso contribuisci a creare, non fosse altro col ritenere problematico, forse a tutti piacerebbe vivere la propria vita e quando si fosse posti di fronte ad una decisione da prendere, fare una telefonatina per sapere che pesci pigliare, scaricando così sugli altri tutte le responsabilità. Ogni tanto salta il contatto, ogni tanto va via anche a me, mi dispiace. Vabbè,
bisogna andare avanti così. Vabbè. Ma se poi la risposta fosse di fare cose che sono contro i nostri interessi o che non si ha la forza di fare, ecco, questo è un punto delicato perché naturalmente alle volte qualcuno ci dice che ci dà un'indicazione su cosa sarebbe giusto fare e forse anche lo sappiamo. Però quando questo qualche cosa non lo si ha la forza di fare, perché dice Kempis, se questo è il punto, forse qual è il meglio lo sappiamo, anche se scomodare Gesù Cristo. Ma vogliamo farlo? Tu dici che la vita stessa, il posto che ciascuno occupa nella società, impediscono di vivere secondo certi ideali. Hai ragione. Se io fossi un giudice e fossi intimamente travagliato perché convinto del non giudicare, è chiaro che dovrei cambiare professione, non potrei fare il giudice che non giudica. Ma se continuassi a fare il giudice, allora dovrei giudicare, non c'è scampo. Magari lo farei nel modo migliore, a me possibile, impegnando tutto me stesso. E poi scoprendo alla fine che forse quel non giudicare ha un altro significato. Questo è un altro tema, è un altro tema molto importante. Noi, ovviamente non ha a che fare con il giudizio che esprime il giudice, nel senso che applica le leggi della società nella quale lui è chiamato a giudicare dentro un tribunale. Il non giudicare di cui parlano i maestri è un'altra cosa, è sapere che prima di tutto niente possiamo veramente conoscere degli altri e quindi non ha molto senso giudicare, è sapere che ciò che noi viviamo degli altri e di quello che accade è spesso un'interpretazione completamente soggettiva e personale di qualche cosa di cui non conosciamo tutta la portata e tutta l'ampiezza, e quindi anche questo limita il nostro giudizio. E poi anche il capire che ognuno che vive una condizione, quale condizione che sia, ognuno che vive quella condizione la vive perché è a quell'esatto gradino evolutivo che deve occupare in quel momento del suo percorso. E quindi anche qui è un po', già non possiamo sapere qual è l'evoluzione di un'altra persona, è impossibile saperlo, questo, già questo. In più abbiamo tutta la dimensione soggettiva che ci impedisce veramente di vedere con nitidezza, con chiarezza, di sapere effettivamente con che cosa abbiamo a che fare. L'unica cosa che noi possiamo veramente sapere è che ciò che ci incontriamo serve a noi come esperienza, perché riverbera dentro di noi, accende dentro di noi qualche cosa che ci porta anche a esprimere un'opinione, un giudizio, ma perché? Perché muove dentro di noi qualche cosa. Quindi ci riguarda. Lo incontriamo perché ci riguarda, perché ci fa vibrare dentro qualcosa e questo riguarda qualsiasi esperienza che noi facciamo nella nostra vita. Quindi il non giudicare di cui parla Kempis ha un altro significato rispetto al non giudicare del giudice che si pone la questione. Sempre a pagina 97, al primo capoverso, se io fossi un soldato in battaglia, e fossi di fronte al dilemma di uccidere o di essere ucciso, saprei benissimo che Gesù Cristo al posto mio si lascerebbe uccidere, ma lo farebbe non perché un altro al posto suo farebbe così, lo farebbe perché capite? Cioè fare le cose non perché qualcun altro le fa in quel modo, qualcuno che ammiriamo, qualcuno che seguiamo, o perché qualcuno ci dice di fare in un certo modo, ma agire per quello che ognuno effettivamente è, e ognuno effettivamente è quello che è in base al sentire del momento, ma non il sentire,
come posso dire, di superficie, il sentire che è quel grado di coscienza che si esprime attraverso quella incarnazione. Ora, dice Kempis, ora, Pindemonte, forse è necessario scoprire qual è il proprio sentire e agire di conseguenza. Certo, la prima considerazione da fare è che non si è soli al mondo e che si deve pure qualcosa anche agli altri, non fosse altro che il rispetto del rispetto. Ma anche questa considerazione deve essere sentita. Se io fossi un avvocato, è chiaro che potrei trovarmi nella circostanza di dover difendere un assassino. Se non mi sentissi di farlo, ma non perché Gesù Cristo al posto mio non lo farebbe, ma perché quello non fosse il mio sentire, è chiaro che dovrei cambiare almeno cliente, se non mestiere, ma almeno cliente. Capisco, Pindemonte, a te piacerebbe sapere quali sono le cose lecite e quelle non lecite, ma un simile elenco non ha valore assoluto. Si può fare riferimento alle leggi della società in cui ciascuno vive, ma un tale riferimento deve essere considerato come minimo, come il minimo dei contratti collettivi di lavoro, un minimo sotto al quale non scendere. Una traccia, fra l'altro, ben poco indicativa perché esclude, anche se non potrebbe fare diversamente, quella piccola cosa che è la verità dell'individuo, il mondo delle intenzioni nel quale solo il singolo può entrare. Ecco perché, Pindemonte, ciò che farebbe un altro al posto tuo, per te non ha senso alcuno, perché se anche facesse le stesse azioni, differenti potrebbero essere i moventi. E qui siamo nell'area di ciò che sta dietro ciò che vediamo agire. Noi alle volte vediamo agire persone nella vita ed esprimiamo le nostre opinioni, addirittura i nostri giudizi su quello che vediamo accadere, no? Ma cosa possiamo sapere delle intenzioni, dei moventi, dei bisogni che muovono nella persona quella cosa? Ognuno può compiere la stessa identica, 10 persone compiono la stessa identica azione. Ma alla radice di quell'azione ci sono 10 motivi diversi, 10 bisogni diversi, 10 situazioni, 10 necessità, aspettative o desiderio di essere in qualche modo di aiuto oppure di voler danneggiare. Ognuno a modo suo, ognuno a modo diverso. Le azioni ai nostri occhi sono identiche, ma sono in realtà 10 persone diverse, con 10 motivazioni diverse e con 10 sentire diversi, con 10 gradi di sentire diversi, 10 gradi di coscienza che esprimono perciò quella diversa maturazione di coscienza. La esprimono in un modo uguale nella vita, ma è per questo che è impossibile giudicare e sapere degli altri. E poi, qui torno a parlare del codice del giudice, quindi del codice dei tribunali. E incompleto perché vedi, chi sequestra una persona e chiede un riscatto è certamente un cinico della peggior specie, ma almeno rischia in proprio i rigori della legge. Ma chi svolge una professione considerata umanitaria e si servisse della protezione della legge e dell'omertà del perbenismo per arricchire in tutta tranquillità alla barba di chi soffre, certo sarebbe un cinico peggiore dei dediti ai sequestri di persone. Qui Kempis ogni tanto in questa lettura ci dà alcuni parametri di riflessione, perché alcune cose nella nostra società sono diventate per noi un'abitudine, una consuetudine, e abbiamo perso un po' di vista alcune di questi parametri che adesso ci offre alla nostra meditazione. C'è una pena abbastanza severa per chi semina il vizio per raccogliere più facili e lauti guadagni? Per
per chi somministra con alimenti, veleni sempre per arricchire, per chi si adopera sempre per il proprio guadagno a fare approvare leggi che legalizzano il beneficio di massa. Non c'è dubbio che se per certe azioni non v'è una sanzione adeguata, oppure non v'è sanzione alcuna, si tratta di atti altamente delittuosi. La rileggo quest'ultima frase. Non c'è dubbio che se per certe azioni non v'è una sanzione adeguata, oppure non v'è sanzione alcuna, si tratta di atti altamente delittuosi. Di contro, vi sono posizioni che non dovrebbero essere perseguite dalla legge. Che fare? Adoperarsi per migliorare gli strumenti della giustizia. Invero nulla dovrebbe essere considerato perfettibile come la legislazione di una società, al fine di sempre meglio contemperare le esigenze dei singoli con quelle della collettività, il che non significa una a prioristica condanna di tutti i principi e gli istituti sociali. Allora, a parte che ogni volta che io leggo Kempis, io sono estremamente ammirato, proprio ammirato, dall'eloquio. Questo è un libro scritto, come si dice, quella persona parla come un libro scritto. Kempis parla in questo modo, con questa qualità di espressione, di logica, di chiarezza, di conseguenzialità. Perfetto. Quando è stato messo nel libro, questo è stata la trascrizione della sua lezione orale. Claudio ci invita a renderci conto di ciò che facciamo e perché lo facciamo. Ossia, ci invita a scoprire la ragione delle nostre azioni al fine di prendere coscienza di noi stessi. Non ci siamo soffermati un pochino, poi lo faremo anche un po' di più, sul conosci te stesso di Claudio. Il conosci te stesso di Claudio è l'unico, come dire, l'unico modello di comportamento che è stato indicato, ma non come scelte comportamentali, ma come modalità di osservazione di se stessi nello scorrere della vita, come diventare degli osservatori del nostro vivere per poter meglio comprendere come effettivamente viviamo e quali sono le motivazioni che ci spingono ad agire, sottoposti agli innumerevoli stimoli che abbiamo costantemente. Quindi, il conosci te stesso di Claudio va nella direzione di farci diventare sempre più competenti sulla nostra modalità di comportamento e sulle ragioni che ci spingono a compiere certe azioni. Questo, dice Kempis, fra l'altro, sviluppa un certo senso critico utile nel necessario esame che ciascuno deve compiere dei valori della società in cui vive. Ma è indispensabile che la revisione critica, più che avere come oggetto il cangiante quadro dei costumi, l'uno dei quali vale l'altro, sia ispirata dalla logica e dal buonsenso, i quali impongono che allorché si è accettato come vero un principio, non lo si voglia far seguire solo agli altri o non lo si segua solo quando il seguirlo è comodo e utile. Niente passi nell'indifferenza. Che niente passi nell'indifferenza. La responsabilità penale per certi reati non è più personale. Vedi nella fattispecie il furto per procura. Rubare per dare al partito, rubate per dare al partito e avrete buone probabilità di farla franca.
Ma forse è giusto che sia così perché c'è un precedente storico che fa testo. Caterina da Siena che rubava dalla casa paterna per dare ai poveri e nonostante ciò fu proclamata santa. C'è una certa tendenza a non considerare più come tali i delitti perpetrati verso la società. Questo è una cosa che noi vediamo oggi veramente continuamente. Ora, se c'è un interesse preminente rispetto a quello soggettivo, è l'interesse pubblico. Ripeto, perché ce lo dimentichiamo spesso, c'è un interesse preminente rispetto all'interesse che ognuno ha per se stesso, per le proprie cose, per il proprio patrimonio, per il proprio status, ed è l'interesse pubblico. L'interesse pubblico viene prima dell'interesse del privato, cioè del mio interesse, del tuo interesse. Il patrimonio pubblico è considerato come se non fosse di nessuno e invece è di tutti. E poiché ognuno è molto attaccato ai propri tesori, ognuno, per coerenza, dovrebbe sentirsi tutore dei beni pubblici. Cioè, questa è una logica semplicissima, ma è assolutamente proprio è lineare. Cioè, tu dici: io sono così attaccato a ciò che è mio. Siccome l'interesse pubblico è mio, io dovrei essere il primo a occuparmi dell'interesse pubblico. Perché il patrimonio pubblico è di tutti, non è di nessuno, quindi è anche mio e io me ne dovrei occupare. E poiché ognuno è molto attaccato ai propri interessi, ognuno per coerenza dovrebbe sentirsi tutore dei beni pubblici, cosa che non è affatto. Guarda invece, Pindemonte, con quanta accortezza si cerca di mettere al sicuro le proprie ricchezze, magari finendo come scegliere il luogo meno adatto, che vadano gli sciocchi a nascondere i loro capitali in quello staterello più prossimo alla grande potenza che si dichiara anticapitalista, chissà che cosa farà loro credere che là siano più al sicuro. Non credi, Pindemonte, che le frontiere pesino solo sugli onesti e siano invece fonte di illeciti guadagni per chi antepone la ricchezza all'uomo? Quante volte noi vediamo anteporre la ricchezza all'uomo? Pensate semplicemente a questo fatto che in questa parte del mondo dove viviamo in maniera abbastanza affollata, noi, tra virgolette, occidentali, stanno la stragrande maggioranza delle ricchezze del mondo, ma che il resto del mondo, che è molto più del mondo, tra virgolette, occidentale, quella parte lì, e noi proteggiamo le nostre, poniamo quelle all'uomo, ai bisogni dell'uomo. Curiosi, dice Kempis, questi ricchi sono loro che nella scala dei valori antepongono il guadagno alla vita dell'uomo e si meravigliano se c'è chi uccide per arrivare alla loro ricchezza. Curiosi questi potenti. Qualunque mezzo è stato lecito per portarli al potere e adesso invocano e sperano nell'onestà degli uomini. Certo lo fanno perché nessuno faccia a loro quello che essi hanno fatto agli altri. Lo sperpero dei ricchi risponde dei delitti e dell'esasperazione dei poveri. Questo dovremmo ricordarcelo. Dovremmo ricordarcelo anche, dovremmo ricordarcelo anche in proporzioni più piccole. Il fanatico rigore dei moralisti paga l'oscena esibizione dei viziosi. Questo significa prendere coscienza di se stessi e del mondo in cui si vive. Significa capire
non è condannabile il fiore che ancora non è sbocciato. Amarlo e comprenderlo, ma amare e comprendere non significa diventare complici. Non è certo immorale la belva che uccide per cibarsi, è da amare e da comprendere. Tuttavia, o Pindemonte, non sarebbe giusto che tu la sfamassi con i tuoi figli. Perciò, se non ti senti di gettarti in pasto ad essa, ti converrà tenerla a distanza. Sarebbe assurdo interpretare la bontà e l'amore come una sorta di amnistia o di assoluzione generale che, fra l'altro, non togliendo la tendenza a danneggiare in chi ha danneggiato, finirebbe con l'essere dannosa per tutta la società. È perfetto questo che è la società che noi viviamo oggi, in questo momento, ce la sta descrivendo perfettamente. I meccanismi che sono diventati come delle abitudini mentali a noi. Ci siamo abituati a tutto questo. Che cosa fa la natura con la legge di causa e di effetto? Se non realizzare l'ideale della giustizia in cui l'effetto ha lo scopo di riscattare e non di punire. Cioè, perseguendo fine di misericordia, ma al tempo stesso restando inesorabile. Questa è la legge di causa ed effetto che noi abbiamo già incontrato nel precedente volume e che approfondiremo con la parte di insegnamento filosofico anche di questo secondo volume. Noi abbiamo visto che la legge di causa ed effetto ha nel karma il succedersi degli effetti che noi incontriamo e che svolge la funzione di insegnare qualche cosa all'uomo. Il karma che ricade come effetto doloroso sull'uomo e lui incontra la fatica, il dolore nella vita, quel dolore gli insegna cose. Non è una punizione, ma è una modalità con il quale l'uomo apprende definitivamente alcune cose per le quali non ha trovato altra strada di apprendimento e quindi incontra la parte di dolore, che poi altro non è che l'effetto di una causa che sulla catena evolutiva quella persona incarnata oggi, in un'altra incarnazione precedente, ha mosso la causa che oggi su di me produce questo effetto. Dunque, caro Pindemonte, non ti proponiamo una visione più lassiva della vita, al contrario, semmai abbiamo la pretesa di darvene una più intelligente. Vedi, se è osceno ciò che offende il pudore e se il pudore è la riservatezza che i cosiddetti sani principi debbono ispirare, allora anche l'ostentazione del brutto è oscena. La maia desnuda è pudica in confronto a certe immagini sacre. C'è più male nella morale stupidamente intesa che in ogni comportamento spontaneo e naturale, ma non si confonda la spontaneità e la naturalezza con l'ignoranza e la mancanza di educazione coltivate quali alibi dei propri comodi. E non si confonda l'educazione con l'ipocrisia. L'educazione è il rispetto verso gli altri, l'ipocrisia è sacrilegio verso il prossimo. Ecco perché il sacrilegio più grande. Allora, ecco perché il sacrilegio più grande è quello consumato dalle religioni che predicano l'unione degli uomini e invece li dividono. Religione, ci sono no, i vari particolarismi che si distinguono dagli altri, distinguendoti tu ti dividi dagli altri. Da quelle che maledicono anziché benedire, che fanno dell'altare un banco di vendita e una fonte di illeciti guadagni per chi non ha voglia di lavorare. Che pur di salvare il tempio, l'organizzazione, mandano alla perdizione gli uomini. Perciò, caro Pindemonte,
Se non vuoi essere ipocrita, quello che fai devi sentirlo, tenendo presente che non sei solo al mondo e verificando continuamente il tuo sentire alla luce della considerazione che noi tutti siamo un solo essere e che ciò che non si accorda con questa realtà, comunque tu la metta, non ha valore universale ed è perfettibile. Basta così. Le troppe parole finiscono col non dire più nulla. Lo tenga presente i discorsi. Questa poi, proprio oggi, dedicata a noi, è assolutamente perfetta. Perfino chi è morto parla più ora che prima, quando era vivo, per tacere poi della Madonna e di suo figlio che, stando ai messaggi che sarebbero da loro inviati, sono più ciarlieri di una portinaia. Si racconta che Pio IX, al quale stavano leggendo le profezie di Suor Domenica del Paradiso, se ne uscì con questa esclamazione: sarà stata anche santa, ma Gesù mio, quanto parlava! Guardiamoci, Pindemonte, da chi fa spreco di parole per somministrare contenuti in dosi omeopatiche, che fa della parola, anziché un mezzo di comunicazione, l'arte dell'inganno. Sia il tuo dire sì, no, no, perché il di più di questo viene dal maligno. Tuo affezionatissimo, Kempis. Questa è la lettera a Pindemonte di Kempis che abbiamo letto oggi, che è bellissima per me, andrebbe, è anche attualissima. Allora, qui mi dicono che le cose non vanno benissimo con il collegamento, un po' vanno, un po' vengono, quindi cerco adesso di vedere se c'è stato qualcuno che ha fatto delle considerazioni o che voleva dire qualche cosa. Vabbè, chissà perché alcuni di voi avevano il collegamento che andava e veniva. E qualcuno invece tutto bene. Vabbè. Comunque, credo che voi potrete riascoltare la registrazione per intero e di seguito, e che una cosa che è molto interessante è rileggersela da pagina 95 del volume Oltre l'illusione, volume del Cerchio Firenze 77, edito dalle Edizioni Mediterranee. Poi c'è Nicola Ferrentino che mette sempre i testi sulla pagina Facebook Il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda. Su quella pagina lì trovate anche il testo scritto, chi non ha il libro, quindi può ascoltare sul canale YouTube di Focus questa lettura e seguire il testo scritto. Seguendo il testo scritto vi fate un'idea ancora più precisa di quello che abbiamo detto. È estremamente attuale quello che abbiamo letto. Allora, qui ci sono molte considerazioni sul collegamento, mi dispiace, purtroppo il collegamento è quello che è. Buonasera a tutti, buonasera Cristiana. La prossima volta noi andremo, salteremo un capitoletto del libro, perché tutti quanti non li possiamo leggere, anche vedendoci solo una volta al mese. Salteremo un capitoletto, ma riprenderemo una lezione di Kempis sulla morale. Quindi, chi ha modo già da adesso di andare a leggerselo, si prenda l'appunto che troverà questo capitoletto, la e le norme di comportamento a pagina 104 del volume Oltre l'illusione. Nicola Ferrentino metterà il testo dove vi ho detto, su quella pagina Facebook lì, e quindi potremo meglio affrontare un argomento estremamente interessante e delicato, che è quello della morale, con la quale ci dobbiamo confrontare. I punti importanti
permettersi di cambiarla l'opinione, via via che si approfondisce ciò che non conosciamo, delle cose che vediamo. Le cose che vediamo hanno un impatto soprattutto emotivo dentro di noi, e questo impatto emotivo generalmente è motivato da posizioni che riguardano la nostra rigidità, riguardano la nostra educazione, riguardano aspetti che ci hanno un po' costruiti dentro una sorta di forma della nostra incarnazione, forma mentale, che ci fa leggere le cose del mondo un po' a senso unico, per come noi siamo fatti. Ma non bisogna dimenticare che ciò che noi vediamo è estremamente soggettivo. Proprio l'altro giorno mi è capitato uno scritto di Anani che diceva proprio questo: la realtà non è quello che noi vediamo non è la realtà. Non sono queste le parole, dovrei ritrovarle. Fatemi vedere se le ritrovo al volo. Qua no, temo di averle messe da qualche parte, per cui quando metto via le cose per comunicarle, poi quelle si nascondono e quindi io non ve le posso comunicare. Però intendeva dire proprio questo, che ciò che noi vediamo della vita è ciò che vediamo attraverso i nostri occhi e la nostra mente, e non è ciò che effettivamente c'è. E quindi se le cose stanno in questi termini, e stanno in questi termini, non ha alcun senso per noi esprimere un giudizio sugli altri. Un giudizio sugli altri, noi possiamo avere una forma di giudizio, di valutazione più che di giudizio. Di valutazione e di opinione sui comportamenti, ma non sugli altri che sono dentro il loro percorso evolutivo. Questo io credo di aver capito dai maestri. Come posso fare per riascoltare le dirette precedenti? Allora, qui c'è Paolo Bonafede che dice: vai su YouTube alla pagina di Lux, l'Università della Conoscenza. E quindi lì potete trovare le lezioni precedenti o su quella pagina o sulla pagina Facebook Il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda. Anche lì sono raccolte in ordine, quindi le trovate perché ci sono poi Lux e la pagina Focus di Focus 3.0, scusate, il canale YouTube di Focus 3.0 conserva tutte le cose che sono, tutti i video che sono stati realizzati su Focus, quindi trovate veramente tutto. Mariella dice: gli insegnamenti dei maestri del cerchio rievocano il principio dell'amore universale. Mariella, che il principio dell'amore universale di Dio, l'Altissimo, è presente non solo in coloro che lo amano e invocano per superare le difficoltà del percorso di vita, ma in tutti, anche in coloro che lo negano. Noi abbiamo, secondo quanto ci hanno a lungo spiegato le guide del cerchio, ah bene, guardate, Anna Tamburini ci dice una cosa importante. Basta andare su YouTube Focus 3.0, sono raccolte in ordine, quindi le trovate in ordine anche sulla pagina di Focus 3.0. Tornando a quello che stavo dicendo, quello che ci hanno spiegato molto bene queste guide è che in realtà noi, tutti veramente, anche quelli che commettono secondo i nostri criteri, la nostra visione, che commettono delle atrocità ai nostri occhi, sono nel loro percorso e come se fossero chiusi nella loro esperienza, inconsapevoli di ciò che stanno facendo. Ebbene, anche queste persone sono in Dio e Dio è in loro, nel senso che ognuno di noi è un frammento dell'esistenza dell'Altissimo, che è definito assoluto, quindi ha in sé tutto quanto esiste. Poi, insomma, è un tema questo molto ricco di sfaccettature che abbiamo
molto trattato quando abbiamo affrontato la parte filosofica del primo libro e approfondiremo con la parte filosofica di questo Oltre l'illusione, che non sarà per niente facile. Raffaella dice: noi non possiamo conoscere gli altri perché diversi sono i livelli di evoluzione, ma possiamo conoscere il nostro livello? Bella domanda. Direi possiamo avvicinarci a capire qualche cosa di noi. Perché vedete, la questione qual è? È che per conoscere noi dovremmo entrare in contatto con il sentire di coscienza che noi siamo. Ma c'è un filtro che non ci permette questo contatto in maniera così diretta. Questo filtro è l'io, ovvero come noi viviamo noi stessi. Nel modo in cui noi viviamo noi stessi è la nostra sociale in cui viviamo, l'epoca, l'educazione che abbiamo ricevuto, tutte queste cose diventano dei filtri che impediscono un contatto diretto con il nostro sentire di coscienza. Quale sentire di coscienza diventa a un certo punto quello che i maestri definiscono sentire in senso lato, cioè una percezione e interpretazione, lettura della realtà che passa attraverso questa mente, ognuno diversa da quella degli altri. Questa mente così diversa è un filtro che ci crea questa impossibilità di contatto diretto con il nostro sentire di coscienza. Per questo il maestro Claudio ci ha invitato a diventare dei approfonditi, attenti, osservatori di noi stessi durante il nostro vivere, perché questa costante osservazione mette sempre più a nudo chi effettivamente noi siamo. È il modo per andare sempre più per sfogliare la cipolla che siamo, i tanti veli che ci separano da incontrare questa parte nostra che è in noi e che è della stessa natura dell'assoluto. È una parte molto piccola rispetto alla coscienza assoluta, e però è qualcosa che è molto più reale e vero della nostra esperienza, dell'esperienza dell'io che utilizza la mente per interpretare il mondo. Dice Mariella: certo, se è vero, come è vero, che un Dio d'amore accoglie ed ama pure coloro che non lo amano. E beh, Mariella, sì, capisco quello che intendi dire e ti ringrazio anche di queste parole che tu dici, ma non siamo separati da Dio, cioè Dio è l'essere assoluto, quindi ci ha in sé. Noi lo abbiamo già in noi, ognuno di noi è già con la sua vita parte della vita di Dio e è già in contatto, non sa di esserlo, ma è già in contatto con Dio. E non è una forma di, non è che Dio è in noi perché Dio ci ama. Dio è in se stesso amore, ma è un amore impersonale. Ama qualsiasi cosa perché egli stesso è l'amore ed è tutte le cose che sono in lui. È qualche cosa di più che essere amati da Dio. È essere realmente in contatto perché di fatto siamo già parte della sua esistenza. Ho qualche dubbio su oggettivo e soggettivo, la realtà oggettiva come possiamo percepirla? Cara mia, per risponderti a questa domanda dovremmo metterci qua e passare qualche settimana a riflettere insieme. È una cosa molto. Allora, oggettivo e soggettivo. Allora, oggettivo è ciò che ha attinenza con la realtà, ciò che è reale. Soggettivo è ciò che appare a me della realtà, così ho molto molto semplificato, naturalmente. Soggettivo vuol dire che c'è un soggetto che osserva qualche cosa fuori di sé e noi chiamiamo quel qualche cosa fuori di noi oggettivo quanto più si avvicina a qualche cosa che è reale. Ma siccome il soggettivo è colui che osserva ciò che dovrebbe essere oggettivo, questa dimensione di soggettività e quindi di particolarità, di limitazione, di essere relativo, limitato, non consente di incontrare ciò che è oggettivo, ciò che è reale. Perché? Perché c'è il filtro della soggettività che impedisce questo incontro.
Spero di non averti fatto troppa confusione. Allora, direi che ci stiamo per salutare. Perché su oggettività e soggettività i maestri si sono molto, molto dilungati. Però bisogna arrivarci per gradi, piano piano. Chi di voi avrà la pazienza e anche il coraggio, perché ci vuole anche un po' di coraggio, ad avventurarsi dentro l'insegnamento dei maestri del Cerchio Firenze 77, credo che troverà soddisfazione per tutte le domande, come quella che ha fatto adesso Ornella. Allora io vi saluto tutti, ringrazio ancora Anna Tamburini Torre, ringrazio ancora Enrico Ballantini per l'ospitalità qui su Focus 3.0. Avete letto che potete trovare sul canale YouTube, sempre di Focus 3.0, nella pagina Lux, tutte le lezioni messe bene in ordine. E quindi, ecco, dice Nicola, il prossimo incontro, e qui se ci fosse ancora Anna, che appuntamento forse l'ha detto a gennaio, però non vi so dire, credo uno dei primi giorni di gennaio, non mi ricordo più se abbiamo già creato un calendario, credo probabilmente il primo venerdì sera di gennaio, che non so quando cade, forse il 7 mi verrebbe da dire. Il 7 gennaio potrebbe essere il giorno giusto. Vi saluto tutti, vi abbraccio, vi auguro tante buonissime cose per questi giorni che verranno. E chiudiamo qui. A presto.